Oh, ecco me, ho fatto il prima possibile. Ma che è successo? Perché mi hai chiamato? Fammi salire che ti spiego, va. E non è difficile da spiegare. Nerds Attack compie 20 anni e per questa grande occasione decido di scrivere la parola fine a questa avventura che è stata meravigliosa, entusiasmante, coinvolgente, appassionante. È una fine che arriva senza malinconia, senza delusione, anzi, una fine che viene scritta col sorriso. E così ho deciso, caro Gri, di chiamarti per averti al mio fianco, perché questa storia la raccontiamo on the road, attraverso i locali che hanno fatto i 2440 live report di Nerds Attack, essenza vera della nostra storia, della nostra avventura. E non è una mappatura dei locali, sia ben chiaro, non è uno speciale sui locali, mi raccomando, ma è solamente una mappatura dei ricordi, laddove appunto siamo stati più presenti oppure eravamo di casa, dove sono legati i nostri ricordi di questi due decenni. Lo facciamo con questo primo video, appunto girando per le strade di Roma, una storia che Nerds Attack non ha significato solo Roma, anzi, e lo faremo poi con un secondo video, una sorta di diario raccontato dai protagonisti. Quindi vi auguro buon divertimento. Blessings falling on me. I got weapons, need no armor. Stat like Tetris, you don't know me. Stat my fatty, you don't know me. Okay, hey now, it's a new kid on the playground. So many bags on me. Il nostro giro in giro inizia dal quartiere Ostiense, riconoscibile anche dai palazzi dipinti, dai murales bellissimi, via dei Magazzini Generali. Nella via che si divide in due parti c'erano due locali che hanno fatto la storia di questo sito, gli ex magazzini agli albori di Nerds Attack, adesso vedete c'è un ristorante e poi un posto del cuore, chiamiamolo così, il Sinister Noise Club. Di locali più o meno improvvisati ce ne sono stati di meno. Let go rain, it's not your song to sing. Cri, qual è la prossima tappa? Palladium. Il glorioso Palladium. Il glorioso Palladium. Che ci ricorda il Palladium? Mi ricorda Joe Spencer, mi ricorda i Calexico. Io mi ricordo Richard Ashcroft. E poi aspetta, beh, diverse cose, il grande Palladium. Andiamo. Stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. We
giro nostalgia è appena iniziato, ma ci regalerà grandi emozioni. Sì, è un giro nostalgia che, lo ricordiamo, non è una mappatura dei locali, non è uno speciale sui locali. È una mappatura di ricordi. E di ricordi dove Nerz Attack ha agito, dove è stato più presente, i primi concerti, gli anni d'oro. Ma appunto il viaggio è appena iniziato, continuiamo. Il nostro giro corroborante prosegue, siamo a Via Libetta, quindi significa XS, Rashomon, Goa e soprattutto più avanti, poco più avanti, il classico, oggi Circolo degli Illuminati, classico che ha visto Nerz protagonista soprattutto agli albori, soprattutto nei primi anni, un posto del cuore. Oh my love. You're such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow. But I'm it all. And oh my love, don't worry about the cold. E adesso, come avete visto, siamo passati al quartiere San Lorenzo. San Lorenzo che idealmente concludiamo con un altro paio di locali dove Nerz Attack è stato presente. Stiamo passando davanti alla Locanda Atlantide e poi anche un ricordo al Dimmi di Sì, l'ex Cetus Pub, oggi Wishlist. Qui a mie spalle un posto della memoria, qui è vera nostalgia, via Vacuna, qui c'era il Traffic e ancora prima il Sonica, che poi è diventato Traffic. Decine e decine di concerti, punk, hardcore, garage rock, di tutto, qui abbiamo visto e riportato di tutto. E allora dal Traffic, che poi ha cambiato sede da tempo sulla Casilina, e ci spostiamo a vedere il secondo centro sociale, lo Strike. Eccolo qua,
come sempre bellissimi questi posti, totalmente dipinti con questi meravigliosi murales. Non sembra neanche di stare a Roma a volte. E appena usciti dallo strike, l'Animal Social Club, il ricordo, è la festa dei 10 anni di Nerds Attack. Di nuovo on the road, di nuovo un'altra zona, ci spostiamo adesso verso Testaccio. Qui c'era il Rising Love. Questo è il metaverso. La porticina del metaverso. Anche al metaverso abbiamo avuto una piccola esperienza, un locale che ricordiamo con piacere. E poi qui, vabbè, storico Zobar, poi trasferito anni dopo su Via Nomentana, e poi questa è diventata la Casa della Pace, ma lo Zobar, ragazzi. Questo villaggio, città dell'altra economia, hanno fatto 2000 concerti. Cambiamo nuovamente, passiamo davanti a questa meravigliosa piramide e andiamo verso Portonaccio. Forza! I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. Gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive. Il Micca Club in via Pietro Micca, impossibile anche questo da dimenticare, concerti anche qui reportati, anche un mercatino fatto quando era uscita la fanzine.
Il Blackout via Saturnia, questa è la sede storica, adesso c'è un ristorante, poi passerà su via Casilina. E adesso è il momento, siamo arrivati al Pigneto, polo importante di cultura, e qui avete già visto il Forte Fanfulla con tanto ancora di grande cartello di marmo, il Fanfulla, e più avanti vedremo anche il 101. Il mitico 30 formiche. Saluta Giannetti. Ciao Gianna. Fermarsi all'Init, qui alle mie spalle, è doveroso, che praticamente è qua che è iniziata un po' la storia di Nerds Attack, tra qua Circolo degli Artisti, La Palma, il Sonica, tutti i posti, un po' una sorta di quadrilatero, è qui che la nostra storia di 2440 report è iniziata. Pezzo di cuore qua all'Init, no? Un pezzo di cuore e anche un pezzo di fegato. Un pezzo di fegato, serate stracolme, serate meno stracolme. E... ma sempre tanta qualità, tanta ricerca. Sono passati un po' tutti qua. Sì, tutti. Tanto amore soprattutto. Mi ricordo uno dei primi concerti, per esempio quello dei Wire, che era stracolmo, io me ne stavo in piedi da qualche parte sopraelevato, su una panca, non mi ricordo. Però ricordiamo anche che l'Init adesso ha una nuova sede, di fatto. Ha una nuova vita, in quel di Casalbertone. E quindi, insomma, la storia di Giampaolo continua. Tra l'altro era continuata anche appoggiandosi alla Locanda, no? Locanda sì. Atlantide, c'era stato un po' di Init. Come Evil Club. Come Evil Club, di Init itinerante. Init for sale. Init for sale. Adesso ci spostiamo, invece... all'adiacente Circolo degli Artisti. Grifo, fa un po' effetto stare qua. Fa molto effetto stare qua. Ne hanno parlato tanti, sul circolo si è parlato tanto, però insomma la stradina che abbiamo visto prima, si parcheggiava, si arrivava, la adiacenza con l'Init, quindi uno magari faceva serata prima da una parte, poi veniva di qua,
Ricordiamo anche episodi tipo l'Alter Festival, in cui i due locali si sono uniti per diventare un unico locale e c'era un passaggio interno che li univa. È vero, questa me l'ero dimenticata. Oppure le storiche pasquette, le pasquette del circolo, dove siamo stati un po' protagonisti tutti, diciamo, sì, così. Sì, sì, abbiamo avuto i nostri 10 minuti di celebrità, questo sicuramente. Ricordiamo anche che quest'area, sia Init che circolo, sono ancora sotto sequestro, dall'epoca. Pensate un po', questa era la macchina, la burocrazia di questa città, spazi che potrebbero essere riconvertiti, riqualificati, e invece rimane ancora tutto così. Però noi non abbiamo fatto questo speciale per commuoverci, per celebrarci, per ricordare chissà cosa, perché in fondo siamo vivi e vegeti, siamo qua. Ma è così, per testimoniare quello, ripeto, che è stato NERS a cavallo dal 2002, diciamo, al 2012, questi 10 anni... Tutti gli anni zero, importanti. Poi è cambiata la gente, è cambiata le generazioni, noi siamo invecchiati, come tutti, le cose cambiano, il mondo cambia, però vogliamo ricordare che dalla fine del circolo, di fatto, è stata riqualificata la Palma in Monk. Sì, ed è aperto largo. È aperto largo venue sulla Prenestina. Quindi tutto si trasforma. Tutto si trasforma. E nulla si distrugge. Assolutamente. This is our very first time ever in Roma, so thank you so fucking much for coming out early. Questo è carino, bello.